Salve ragazzi e bentornati su Hack Infection. Continuiamo da dove eravamo interrotti nella precedente parte, ovvero dalla nostra nuova scoperta del server Theta. Anche se in effetti credo che non abbiamo poi molto da fare nel server Theta, quindi la storia proseguirà nuovamente nel server Delta. In fin dei conti, la nostra pista, se così vogliamo chiamarla, si è rivelata un buco nell'acqua, ma di proporzioni bibliche, non c'era proprio niente. Quindi server Delta di nuovo. Mia, you've been acting weird lately. Why do you care about that guy so much? What I do is none of your business, Elk. Mia, do you like him? Like him? What do you mean by that? Mia, I like you. What? What's this? I feel strange. Se non l'avete capito, Elk è stato appena e proprio in diretta frenzonato. Hey, can we talk for a minute? Ecco che arriva Neronia. I have a favorite area, but it's been looking odd lately. It might have been caused by a data bug. You're the only one who can help. The area is Delta. Plenty of smiling Haifa. Can you come with me? Sure. Thank you. E ovviamente Kite da buon, come possiamo definirlo? Sì, Boy Scout, chiamiamolo così perché il resto sarebbero insulti. Ci casca subito. Sì, andiamo. Contando che Elk non ti ha mai rivolto la parola e ti dava sempre occhiatacce, ma vabbè. Vorrei comprare un po' di oggetti curativi perché se non mi ricordo male, questa missione è parecchio rognosa. Quindi bevanda salutare. 4, così faccio cifra tonda. E resurrezione. Altre 3. Che ora ne ho 5. Quanto spaccheremo? E alla fine andiamo lì. Tra l'altro, visto che siamo soltanto in due, credo che convenga togliere equipaggiamento. Dov'è? Mettere un equipaggiamento che dà soltanto il Rept, perché la Rept mi sembra abbastanza inutile in questo frangente. Sì. La Rept è la cura d'aria, il Rept è singola, però la Rept conta. Vabbè, quella d'aria, chiamiamoli con i nomi più semplici, consuma il doppio di SP, tanto vale lanciare due volte quella singola, a quel punto. Visto che non è possiamo montare su chissà quali scorte. I don't see anything wrong with this place. I'm sorry. Actually, there's something I want to ask you. Huh? I'll give you every item I have in return for, can you? Please, I beg you. If I get it, Mia will hang around with me again. Just like we used to. What the? What's happening? Let's go to the dungeon. We might find something. Ok, quindi abbiamo sgamato la predittibilissima bugia di Elk, perché effettivamente vuole semplicemente avere l'oggetto del desiderio di Mia in maniera tale da poter fare il figo con lei. Molto da zerbino la cosa. Molto da zerbino, ma vabbè. E se amore, amore. Ok, abbiamo dato il buff alle difese. Speriamo che il simbolo ci dia una vita buona. Happy Anid. Potenza contro oscurità, che credo che in quest'area serva veramente a nulla. Ma proprio niente, niente. Vabbè, tanto è capace, no? Che poi vado in un'area così for fun, che è anche semplice. Trovo un simbolo, mi capita la vita super. A proposito di sottone e di oggetto del desiderio, vabbè,
Cerchiamo di non essere volgari. This place didn't used to be like this. The lie I told is now true. Lie? I lied to get you to come here, and now it's come true. Ok, quindi Kite è talmente imbecille che non se ne era accorto del fatto che fosse tutta una menzogna di Elk. Ma vabbè, diciamo gli vogliamo bene anche così, come se fosse normale. Allora, iniziamo l'esplorazione del dungeon, che se non mi ricordo male è veramente corto, quindi sarà una cosa veramente veloce. Sperando di trovare la strada giusta subito. Nemici. E sono anche parecchi. Riusciremo a beccarne più di uno, magari? Sì. Oh, doppia violazione delle difese. Ecco, ad esempio qui la cosa si sta già facendo rischiosa. Come è fatta a morire Elk? Ah, ce n'era un altro, ero convinto. Ok, stiamo già iniziando molto male la cosa. Sì, sei inutile Elk, sei veramente un essere inutile. Allora, resurrezione. In effetti però questa volta è stata anche colpa mia, quindi non posso dar la colpa al 100% ad Elk. Gliela darò uguale, ma semplicemente perché mi sta molto sul cavolo. Però voi sappiate che non è colpa di Elk, questa cosa è stata colpa mia. Non glielo dite a lui. Allora, abbiamo ripristinato la sua vita e abbiamo anche rimesso la difesa. Quello è chiuso, quindi non c'ho il filo di fortuna perché come un imbecille mi sono dimenticato di prenderlo. E si va. Abilità 0 perché giustamente tu non le hai, sei appena risorto. Oh, ah, uno e due è morto questo dio. Che poi mi basterebbe potenziare leggermente le stat del personaggio, non di tanto. Che questi qua ad esempio li uccidevo. Purtroppo però non ho trovato nessun tipo di arma così sgravata. Oh, si va già giù. Prima però farei aumentare la DPS. Ok, secondo piano. Tra l'altro, mentre aspettavo sopra, per voi l'ho velocizzato, quindi non so se si nota nel video, sicuramente l'avrò velocizzato, mi sono accorto che se si è perfettamente immobili, il personaggio recupera, credo, vita al doppio della velocità. Nello specifico, noi recuperiamo uno di vita ogni tot secondi, stando immobile si recupera due di vita ogni tot secondi. Perfetto. Ok, uno... E mi curo anch'io perché non sono stronzo. Se devo spendere cure per tenere in piedi Elk, almeno voglio rimanere in piedi anch'io. Tempesta verde. Hulk praticamente. Ulteriore nemico. No, è un super forziere. Ovviamente sempre con trappola, quindi non posso aprirlo. E vabbè. No, non è un'erba aromatica Elk. Si è fissato con questa erba aromatica. Oh, secondo piano proprio flash. Lampo. Allora, terzo piano. Vediamo un po' cosa possiamo trovarci. Se non... ok, stiamo già direttamente al boss. E qui urge un cambio di piani, perché il boss è veramente forte, almeno così me lo ricordo. Quindi ho intenzione di fare così. Io mi concentrerò sulle cure e spero che Elk possa fare per una volta qualcosa di socialmente utile. Non trovo pergamene, mi sono perso le pergamene. Eccole. Quindi gli regalo 14... Così se finisce gli SP gli può sparare queste. E gli regalo anche parte di quelle sotto. Non gli posso regalare tutto perché sia mai quando che possa servire a me. 7. Ok. Adesso attraversiamo la... sì, la nebbia. Purtroppo sono i postumi ad aver giocato a Dark Souls da tanto tempo. Ok, attraversiamo... attraversiamo. Che sottone. Veramente. Ok, qui le cose iniziano a essere fastidiose. Io direi a Elk di andarci di cattiveria. E io intanto, finché non ci sono tizi da curare, vorrei andare di cattiveria anch'io. Bravissimo, Elk. Gradirei molto.
No, no, concentrati su di me, brutto. No. Perché? Perché? Non so come ha fatto Elka a non morire lì, ma gli è mancato tanto così. Voi ovviamente non potete vedere cosa sto facendo con la mano, ma è veramente poco quello che gli mancava. Tra l'altro, perché continua a prendere con Elk? Più che altro perché Elk sta in prima linea? Sei un fottuto caster. Mi vanno a salutare, Elk. Ah, bevanda salutare, non c'è il casting time. Ottimo, ancora bevanda salutare allora. Capace che questo fight andrà avanti così, eh. Cognome che casto a bestia pure su Elk, e Elk che prende botte. Forse, e dico forse, può aiutare usare il. Ce l'avamo l'oggetto che aumenta molto i danni, così, succo di pietra, sì. Su Elk. Cazzo. Ok, Elk è morto, di nuovo. Resurrezione. Poi, abilità, rapt su di me. Sta cosa sarà finita sul tragico, me lo sento. Il bello è che sono stato di nuovo prendendo. Perché? Allora, si metto qui, no? Mi segui? Seguimi? No, mi attacchi a distanza. Ok, perfetto, Elk. Stai qui, non andare in mischia, brutto ritardato. E arriva in mischia. Mi dici qual è l'utilità di essere un caster se vai in mischia? Allora, oggetti, bevanda a salutare, su kite, oggetti, anima di mago che non vedo più, ce ne abbiamo solo due, su Elf che spero possa fare qualcosa socialmente utile finalmente. Io dovrei, mi servi per sfondare l'edificio di questo coso, non so se l'avevi capito per ora. Allora, artigli della tigre. Tra l'altro gli fai anche danno critico e va in mischia. Perfetto, continua così. Sembri quasi una persona utile adesso. No, sto per morire io. Sto per morire io. A grado mia, che mi va benissimo, perché come avrete notato, dal fatto che non me la sto filando minimamente, lei è meramente estetica, non sta facendo né danno né lo subisce. Ulteriore bevanda salutare perché non so come ne ho presi tanti danni di seguito. Ok, posso resistere un altro colpo. Ok, adesso bevanda salutare di nuovo. Non mi sta dispiacendo come sta andando la cosa. Oh, viola di difese, perfetto. Non ho abbastanza cose a fare fuga di dadi. Ma spero. Ecco, fuga di dadi disponibile. E mo. Ti faccio il culo. Cioè, veramente ti faccio il culo. O meglio, Kite ti fa il culo. E che cazzo, uno non è costato le ore perché c'è un ritardato nel party. E un'amica che sta là soltanto a fare. A giocare con i gomitoli. Ok. Di cattiveria, adesso sei mortale. Vediamo quanto danno ti fa. Devo curarmi già? No, un colpo posso reggerlo ancora. Quanto danno ti faccio? Sbam. Ok, adesso devo decisamente curarmi. Purtroppo qui gli oggetti costano veramente parecchio, quindi per quello cerco di andarci cauto. Sul comprarli e spenderli. Di cattiveria. E sbaglio di nuovo. Artigli della tigre. Perfetto. Sai che faccio? Pronto soccorso, che tanto dovresti avere gli oggetti anche per quello. Dai che stai morendo, dai che mo è morto. Ah, penso si fosse preso l'ultimo danno così for fun. I thought you would be here. I was looking for you. You were looking for me? Me? I'm not sure, but I miss you when you're not around. Thank you, Mia! But our favorite area is now ruined. In theory, there's an infinite number of areas. We'll find another one somewhere else. Yeah, you're right. Ok, loro se ne vanno e noi rimaniamo qui come stronzi. E adesso organizzerò un altro party per andare a vedere cosa ci sarebbe stato come tesoro qui. Sicuramente sarà più facile dell'avere Elk come rincombambito qui con noi.
Ok, approfitto del fatto, ho fatto venire Natsume apposta in party per farvi vedere cosa aveva l'arma che gli abbiamo regalato, la spilla tagliente. È un'arma rara di livello 2. Le caratteristiche sono più o meno quelle giuste, forse sono un po' più alte di un'arma di livello 2, ma la cosa veramente buona è che la rende un'arma rara che ha 3 abilità. Questa casa è quella che abbiamo usato sempre noi. Danza macabra praticamente fa fendenti rapidi ma colpisce fa più male. E pioggia di spade praticamente è elementare. Se avessimo avuto quest'arma contro il serpente, l'avremmo praticamente sfondato le difese in tempo zero. E ok, eccoci nella stanza dove abbiamo appena sconfitto, almeno dalla vostra prospettiva, il boss. Ho scelto loro due nel nostro party, innanzitutto per farti vedere l'arma di Natsume, quella rara, e soprattutto perché sono quelli di livello più basso, quindi effettivamente erano quelli che più ci guadagnano dal farsi una run non troppo impegnativa, così. Ci abbiamo impiegato un attimo. E che altro dovevamo dire? Fortunatamente il layout del coso ci è venuto molto incontro, ci ha voluto veramente poco per tornare. Comunque, e? C'era un forziere normale? Chi ti ci manda? Il diavolo. Ok, ha fatto il gioco di parole, ma non era voluto. Andiamo, cosa c'è qui? Vabbè, giustamente la statua che contiene una corazza vampata, vampante, boh. Dolcetto giallo e anima di mago. Credo che la corazza sia per personaggi, non me. Infatti non la posso indossare, probabilmente sono per grandi lame e quant'altro. Comunque, con questo abbiamo concluso questo episodio. La love story tra Mia e Elka, a quanto pare, sta passando dalla friendzone a qualcosa un pochettino di più serio. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!